L'uomo da sempre ha cercato di misurare il tempo. Ma perché? E chi è stato il primo a farlo? Questa storia ha inizio migliaia e migliaia di anni fa, quando alcune popolazioni abbandonarono la vita nomade e si stabilirono in Mesopotamia, diventando agricoltori. Tra queste popolazioni c'erano i babilonesi. A loro piaceva molto osservare il cielo e i corpi celesti. Fu così che notarono che l'aspetto e la posizione di stelle e pianeti cambiavano, ma non a caso. Era come un ciclo che dopo un certo tempo si ripeteva. Il sole, ad esempio, si vedeva spuntare all'orizzonte, salire ad un'altezza massima e poi scendere dall'altra parte. Anche l'aspetto della luna aveva un ciclo, le fasi lunari. Proprio partendo dall'osservazione del cielo è iniziata la misura del tempo. Grazie a queste osservazioni, nei secoli successivi si inventò la meridiana, la clessidra, l'orologio meccanico, l'orologio a pendolo, gli orologi a molla e infine i nostri orologi da polso. Il tempo è qualcosa che ci affascina ma anche preoccupa, perché indica il passare della vita. Infatti, due tra le più grandi domande dell'uomo sul tempo sono sempre state: si può viaggiare nel tempo? Possiamo dire quando finirà il mondo? Purtroppo viaggiare nel tempo ancora non si può. L'unica cosa che si avvicina ad un viaggio nel tempo è un viaggio nello spazio, alla velocità della luce, o vicino ad un buco nero. Sì, perché, secondo Albert Einstein, il tempo è relativo e il suo scorrere dipende anche dalla velocità a cui viaggiamo. Prendiamo per esempio due gemelli. Se mettiamo un gemello su un'astronave e lo lanciamo nello spazio alla velocità della luce, mentre l'altro rimane a terra, quando il primo torna dovrebbe avere meno anni del gemello sulla Terra, perché il tempo sulla Terra è passato più velocemente che nello spazio. Per il gemello tornato dallo spazio è stato come viaggiare nel futuro. Questa però è una cosa che gli scienziati cercano ancora di scoprire e di studiare. Che dire invece della fine del mondo? Qualche tempo fa aveva iniziato a girare la notizia che il 21 dicembre 2012 ci sarebbe stata la fine del mondo, e che a dirlo erano stati i Maya. Come è andata a finire lo sappiamo, era una bufala. Ma i Maya non avevano sbagliato, avevano calcolato una data speciale, la fine di un'epoca. Era solo una specie di super capodanno, altro che fine del mondo. Insomma, il tempo è sempre stato qualcosa di complesso, affascinante e prezioso. Tante sarebbero ancora le domande, ma la verità è che non serve avere tutte le risposte. Se il tempo lo viviamo bene, facendo quello che ci piace, con le persone con cui ci troviamo bene, scoprendo cose nuove e costruendo qualcosa per noi e per gli altri, anche se passa e non tutto va sempre come ci aspettiamo, il tempo vale di sicuro molto di più.